Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi torniamo a parlarvi di Razer e lo facciamo con il Razer Basilisk V2, modello successivo al primo modello, il quale attualmente si va a collocare sul mercato assieme al modello Basilisk Ultimate, che è la versione totalmente senza fili. Partendo velocemente dalla confezione, è una classica confezione di cartone, classico tema Razer, quindi colorazione nera e verde acido. Nella parte frontale osserviamo il logo della Razer, il modello del mouse, l'immagine illustrativa del mouse e alcuni loghi che ci ricordano la piena compatibilità al sistema Razer Chrome RGB, l'adozione di un sensore ottico Focus Plus da 20.000 dpi, ancora 11 tasti programmabili. Uno scroll regolabile per quanto riguarda la resistenza per rendere lo scroll, la rotellina più libera del movimento o più tirata, quindi un effetto tattile maggiore per assecondare i vari utilizzi che faremo del mouse. Infine troviamo l'adozione di Razer, di switch ottici Razer presenti nei due tasti principali. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative del mouse e le principali caratteristiche relative allo stesso. All'interno della confezione troviamo il classico bundle Razer, quindi un set di sticker con effetto chroma, ringraziamenti da parte di Razer e un classico manuale di istruzioni Quick Start Guide. Infine troviamo il mouse, che è il Razer Basilisk V2. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare un design invariato rispetto al primo modello, colorazione full black, total black, come volete. Razer per il Basilisk ha scelto l'adozione di inserti in plastica con una finitura opaca e rugosa, ad inserti in plastica lucida, come possiamo osservare. Le dimensioni sono medio e grandi, quindi si propone come mouse da gaming per utenti con una presa di tipo palm grip. Infatti, come possiamo osservare, una volta appoggiata la mano poggia in modo del tutto naturale e confortevole. Partendo dal dorso possiamo osservare il logo della Razer, il quale sarà una delle prime zone di illuminazione RGB del mouse, una volta collegato al computer. Spostandoci nella parte più avanzata troviamo due tasti che potremo bindare, assegnare con le funzionalità che meglio avremo necessità. Sono presenti i due tastici principali dotati di switch ottici Razer. Sentiamo un po' il feedback. E come dicevamo, una rotellina di tipo cliccabile con anche la possibilità di utilizzare il tasto di sinistra e il tasto di destra, la quale potrà essere regolata in resistenza per avere questo effetto, che può essere leggermente anche aumentato, o avere uno scroll del tutto libero simile a quello là dei Logitech. Parlando dei Logitech, in effetti il Basilisk è la versione in salsa Razer del G502, o comunque di quella serie di mouse di Logitech di medie grandi dimensioni ergonomici. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare meglio il design, oltre a questa scanalatura che ci permetterà di poggiare il pollice per ottimizzare il comfort e quindi ottimizzare anche il click dei due tasti laterali, i quali hanno anche questi un buon feedback. Come possiamo vedere, sono realizzati, scusate, in plastica lucida. E nella parte avanzata troviamo anche un ulteriore tasto che attualmente è coperto da questo tappino, cappuccio di gomma, il quale, togliendo e acquistando dei paddle, quindi delle levette sul sito della Razer, avremo possibilità, tramite il software Razer Synapse 3, di abilitare o di utilizzare funzioni ulteriori. Spostandoci nel lato di destra troviamo anche qui una finitura, un inserto gommato che ci permetterà di ottimizzare il grip sul mouse stesso. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design scelto per il Razer Basilisk. E invece, arrivando nella parte inferiore, possiamo osservare i mousefit che sono posti, diciamo, lungo il perimetro del mouse, e presenta anche un mousefit per quanto riguarda il contorno del sensore. Come abbiamo detto, il Basilisk V2 adotta un sensore Focus Plus da 20.000 dpi, che in effetti è un PixArt 3399, appunto da 20.000 dpi. A fianco troviamo il tasto per i profili dpi,
che potremo sia scegliere di cliccare in questa posizione, diciamo non favorevole al di sotto del mouse, o direttamente impostare una singola risoluzione DPI, profilo DPI direttamente dal software di gestione Razer Synapse 3. Nella parte superiore troviamo infine questa rotellina che ci permetterà di regolare la resistenza dello scroll, quello là principale. Infatti, nella parte inferiore aumentiamo la resistenza, nella parte superiore riduciamo la resistenza, quindi verso il basso abbiamo questo effetto, questo anche feedback tattile, mentre regolando la rotellina verso l'alto, quindi riducendo la resistenza, abbiamo uno scroll molto più silenzioso e diciamo libero. Il cavo per il Basilisk V2 è uno SpeedFlex, quindi un classico cavo rivestito in treccia di tessuto simil paracord, ed il connettore USB del Basilisk non è placcato oro, ma troviamo all'interno l'inserto di colore verde acido in pieno stile e tema Razer. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta che trovate giù in descrizione, dove potete osservare e vedere ulteriori immagini dettagliate, leggere le nostre considerazioni, i nostri test e tutto ciò che riguarda questo mouse ergonomico proposto da Razer. Con questo è davvero tutto, vi lasciamo al prossimo video unboxing, vi invitiamo anche a lasciarci un like e un saluto allo staff.